In diesem Video lernst du, wie du deine eigene Meinung äußern kannst. In questo video impari come esprimere la tua opinione. Also, das ist der Film Titanic. Vielleicht willst du sagen, wie du den Film findest und mit dem Verb finden kannst du eben auch deine Meinung äußern. Quindi, con il verbo finden con l'accusativo puoi esprimere la tua opinione. Per esempio puoi dire ich finde diesen Film sehr interessant. Quindi eh, aggiungiamo l'accusativo. Ich finde ihn langweilig, se non ti piace, lo trovi noioso. Das ist eine Lehrerin, wie findest du sie? Ich finde diese Lehrerin sehr kompetent. Quindi abbiamo visto tre esempi. Eh, se voglio dire il contrario, basta che aggiungo la negazione, la aggiungo sempre dopo il complemento diretto, quindi dirò ich finde diesen Film überhaupt nicht gut, quindi il nicht segue il complemento oggetto, ich finde this book langweilig, I eh, ich finde diese Lehrerin sehr competent. Yeah, ja, dieser Schüler ist ein bisschen faul, oder? Quindi, puoi dire ich finde, ich denke, ich glaube o ich meine. Sono verbi che in tedesco richiedono l'indicativo. Non è come in italiano che si dice io trovo che tu sia. Il tedesco richiede l'indicativo. Quindi, ich finde dieser Schüler ist faul. Trovo che questo eh, studente, questo allievo sia pigro. Il tedesco, appunto, ha ist. Vediamo quindi, ich finde è una prima principale, abbiamo la virgola e poi abbiamo una seconda principale. Però c'è anche un'altra possibilità. Possiamo appunto utilizzare anche la, la congiunzione das. Ich finde, dass dieser Schüler faul ist. Come vediamo in questo caso, abbiamo il verbo coniugato alla fine. Finden, quindi, eh, posso usarlo, con o senza das. Posso però anche usare glauben, credere. Also, ich glaube, dass dieses Mädchen fleißig ist. Ich glaube, dass dieses Mädchen fleißig ist. Ich denke, dass dieses Mädchen fleißig ist. Oppure senza das, ich denke, dieses Mädchen ist fleißig. Glauben, credere, denken, pensare. Glauben è un verbo debole. Denken è un verbo misto. Quindi denken, dachte, gedacht. Invece glauben, glaubt, geglaubt. Abbiamo poi questa camera. Wir haben also dieses Schlafzimmer. Wie findest du Schlafzimmer? Possiamo anche utilizzare espressioni quali sono dell'opinione o sono del parere che. Opinione si dice Meinung, di Meinung, qui abbiamo un genitivo, quindi ich bin der Meinung, ich bin der Ansicht, quindi Meinung e Ansicht sono femminili, al genitivo diventano der Meinung e der Ansicht. Quindi, se voglio dire che sono dell'opinione che questa camera da letto sia troppo piccola, dovrò dire Ich bin der Meinung, dass dieses Schlafzimmer zu klein ist. Troppo davanti ad aggettivo si traduce con zu. O anche sono del parere, ich bin der Ansicht, dass dieses Schlafzimmer zu klein ist. Ricordatevi quindi che sono sempre subordinate. Quindi, con ich finde. Ich glaube, ich denke, ich meine, ich bin der Meinung e ich bin der Ansicht, potremmo avere la subordinata con das. Dobbiamo quindi mettere la virgola, mettiamo il das e poi mettiamo la subordinata, quindi il soggetto e alla fine della frase il verbo coniugato. Ich finde, dass dieses Mädchen fleißig ist. Ich glaube, dass dieses Mädchen fleißig ist. Ich denke, dass dieses Mädchen fleißig ist. Ich meine, dass dieses Mädchen fleißig ist. Oppure ancora, ich bin der Meinung, o oh, ich bin der Ansicht, dass dieses Mädchen fleißig ist. Und hier noch ein anderes Bild, das ist ein Kino. Befindest du dieses Kino? Possiamo anche utilizzare il verbo finden con l'aggettivo, in questo caso dobbiamo inserire il pronome es, è obbligatorio, quindi ich finde es e poi mettiamo l'aggettivo, ich finde es das, e poi avremo la subordinata, ich finde es gut, dass wir heute haben, ins Kino eh, trovo positivo, una bella cosa, il fatto che questa sera eh, andiamo al cinema, quindi non si può non metterlo, quando abbiamo finden dobbiamo per forza mettere es, Um, abbiamo anche il verbo ritenere, halten für, è un verbo irregolare, held, hilt, gehalten, è il paradigma. Uh, se voglio dire che considero uh, questo insegnante competente, potrò per esempio dire: um, Ich halte ihn, quindi lui lo considero. Um, ich halte ihn, e poi devo mettere für, perché il verbo è un verbo con preposizione. Ich halte ihn für competent. quindi con l'accusativo. Für einen competenten Lehrer. Eh, se invece ritengo lei una brava giornalista, eh, dirò ich halte, sie, ich halte sie für eine gute Journalistin. Poi ci sono espressioni come ho l'impressione che... o la sensazione che, ich habe den eindruck o eh, ich habe das gefühl ich habe den eindruck dass dieser artikel zu kurz ist o l'impressione che questo articolo sia troppo corto oder ich habe das gefühl o la sensazione gefühl das gefühl il sentimento qui è tradotto con sensazione ich habe das Gefühl, dass dieser Artikel zu kurz ist. Poi abbiamo mi sembra, mir scheint, mir erscheint, al dativo, mi sembra che que questo articolo sia troppo corto, mir scheint, dass dieser Artikel zu kurz ist. Und nun kommen wir zu den adverbialen Ausdrücken. Der Ausdruck, l'espressione. Äh, meiner Meinung nach. è un'espressione avverbiale perché perché non richiede la eh, congiunzione das come abbiamo visto in precedenza con i verbi eh, ich denke, ich meine o ich bin der Meinung. Meiner Meinung nach è appunto è secondo la mia opinione, secondo me se preferite, ma è appunto una costruzione avverbiale. Quindi non ci sarà la virgola e non ci sarà la congiunzione das. È femminile perché finisce in ung, di Meinung è la preposizione nach che ci fa capire che abbiamo il dativo, ma è posposta, quindi è messa dopo. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist er ein guter giornalist. Secondo la mia opinione, lui è un bravo giornalista. Abbiamo quindi verbo più soggetto. Un'altra espressione analoga è meine Ansicht nach. Secondo la mia eh, opinione, o secondo il mio parere, in questo caso, a mio parere, meiner Ansicht nach ist er ein guter Journalist. Se invece voglio dire, ritenere importante eh, qualcosa, dovrò dire... Ich halte es, anche qui es è obbligatorio, poi avrò für e poi metterò l'aggettivo. Per esempio, mh, ritengo importante il fatto che ich halte es für wichtig, dass wir die Vokabeln lernen. Ich halte es für richtig, ritengo giusto il fatto che ci si debba vaccinare, infatti, il fatto che le persone si debbano vaccinare. Ich halte es für richtig, dass sich die Menschen impfen lassen. E ora noch im Überblick alle Beispiele. Quindi abbiamo il verbo ich finde. Abbiamo visto che si può utilizzare eh, semplicemente con una principale, quindi ich finde, virgola, poi principale, dieser Artikel ist zu lang. Oppure con la mh, congiunzione das, in questo caso avremo una subordinata con il verbo alla fine, ich finde, dass dieser Artikel zu lang ist. Oppure utilizziamo ich finde con l'accusativo trovare qualcuno o qualcosa, ich finde diesen Artikel zu lang, oppure ancora abbiamo visto con il pronome es e con l'aggettivo, ich finde es gut o nicht gut, dass dieser Artikel so lang ist, e poi potremo avere la congiunzione das, che o se, wenn, in entrambi i casi avremo la subordinata, quindi il verbo coniugato sarà la fine. Dann können wir auch äh, mit den Verben, ich denke, ich meine, ich glaube, äh, unsere Meinung äußern, quindi possiamo esprimere anche con i verbi io penso, io credo, äh, ich denke, äh, dieser Artikel ist zu lang, ähm, ich denke, dass dieser Artikel zu lang ist, quindi con principale più principale oppure con principale più das più subordinata con verbo alla fine. Abbiamo anche sono dell'opinione, sono del parere, ich bin der Meinung, ich bin der Ansicht, con il das, quindi con la subordinata, dass dieser Artikel zu lang ist. Ma abbiamo anche l'espressione ich stehe auf dem Standpunkt, dass dieser Artikel zu lang ist. Abbiamo visto che c'è anche il verbo ritenere, quindi ich halte, con l'accusativo, für, con l'accusativo due volte, quindi ich halte diesen artikel für zu lang, lo ritengo quindi troppo lungo, oppure con l'espressione ritenere importante, con is obbligatorio, ich halte is für wichtig, e poi con das con subordinata. Dann haben wir auch noch die zwei Ausdrücke, ich habe den Eindruck das oder ich habe das Gefühl das oder Impression oder Sensatione, okay. ich habe den Eindruck, dass dieser Artikel zu kurz ist, ich würde sagen, dass dieser Artikel zu kurz ist, ich würde più Infinito. Qui c'è anche mi sembra che, mir scheint das, con la subordinata, mir scheint das dieser Artikel zu kurz ist, mir scheint dieser Artikel zu kurz. Quindi mi sembra che questo articolo sia troppo corto, mir scheint dieser Artikel zu kurz, dove dieser Artikel appunto il soggetto. Ecco, adesso abbiamo questa parola che, come vedete, vi fa girare la testa, perché? Perché meiner, meinung, um na, non dovete assolutamente metterla con la congiunzione das, sta da solo, è un'espressione avverbiale, quindi questa espressione, meiner, meinung, um na, ma anche meiner ansich sich na e in meinen Augen, quindi queste tre espressioni che vi ho appena detto, richiedono l'inversione quindi verbo più soggetto e non posso in nessun caso essere accompagnate dalla congiunzione das quindi dirò meiner Meinung nach ist dieser Artikel zu lang posso anche inserirla all'interno della frase dieser Artikel ist meiner Meinung nach zu lang oppure ancora in meinen Augen ist dieser Artikel zu lang Also, pass auf, diesen Fehler solltest du unbedingt vermeiden. Evita questo errore. Meiner Meinung nach, non si può dire ist das, per favore, na? bitte nicht. Quindi, meiner Meinung nach, in meinen Augen, ma anche meines Erachtens, secondo me, secondo la mia opinione, sempre con verbo più soggetto. Quindi, inversione. Meine Meinung nach ist Bildung für alle Menschen sehr wichtig. E secondo la mia opinione, la formazione è, una, è molto importante per tutte le persone. Meiner Ansicht nach ist ein guter Lehrer. In meinen Augen ist sie eine der besten Schülerinnen der Klasse. Meines Erachtens ist sie eine gute Journalistin. Capiterà a volte che quando dobbiamo discutere, dobbiamo. Poter dire di essere favorevoli a qualcosa o essere contrari. Ecco, essere favorevoli si può tradurre sia con ich bin für, che richiederà poi un accusativo, quindi richiederà un articolo e un sostantivo, ma anche con ich bin dafür. So già quindi di cosa si parla, sono a favore di qualcosa di cui ho già parlato. Sono a favore, eh, das, e poi dovrò mettere ich bin dafür, das, quindi io sono favorevole al fatto che. Italiano dovrò quindi utilizzare esse d'accordo per il fatto che. Ich bin für eine kürzung des artikels. Ammettiamo che l'articolo sia troppo lungo, der Artikel ist zu lang, man sollte also den Artikel kürzen. Man kann also sagen, ich bin für eine kürzung. Kürzung è il sostantivo di kürzen. Ich bin dafür invece l'espressione con l'avverbio pronominale dafür, das man den Artikel kurz quindi insomma, avere il fatto che si debba o si accorci in questo caso l'articolo. L'espressione essere contrari si tradurrà con la preposizione gegen, quando appunto abbiamo un articolo e un sostantivo, quindi ich bin gegen più accusativo o con la nominale ich bin dagegen, sono contrario al fatto che. Um, ich bin gegen eine Kürzung, quindi sono contrario a un taglio dell'articolo, accorciamento, quindi il fatto che si voglia ridurlo, una riduzione. Ich bin dagegen, das man den Artikel kurz, sono contrario al fatto che si eh, tagli l'articolo. Ecco, oltre alla subordinata con das, essere contrari a, si può tradurre anche con l'espressione ich bin dagegen, con la frase infinitiva. Ich bin dagegen den Artikel zu kürzen. Quindi sono contrario a, ad accorciare l'articolo. In questo caso il verbo sarà alla fine della frase preceduto dalla particella zu. Dann haben wir noch den Ausdruck essere della stessa opinione di. O, come? Ich bin der gleichen Meinung, wie. Sono della stessa. E quindi un genitivo, o genitivo femminile. Ich bin der gleichen Meinung, wie. E poi avremo il nominativo. Quindi, ich bin der gleichen Meinung, wie du. Sono della tua stessa opinione. Wir, come lui o come lei. Quindi abbiamo il nominativo. Und jetzt haben wir einen ganz wichtigen Ausdruck: ist d'accordo con". Man übersetzt diesen Ausdruck mit "ich bin einverstanden mit", mit Dativ. "Non sono d'accordo con te". Jetzt sind zwei modi Sie können sagen, "ich bin nicht einverstanden mit dir" oder "ich bin nicht mit dir einverstanden". se evidentemente, wenn ich "sono d'accordo" es sind die nicht. "Ich bin einverstanden mit dir" oder "ich bin mit dir einverstanden". Eh, l'espressione non sono d'accordo con ciò che dici si traduce con l'espressione das, was, ciò che eh, in questo caso abbiamo il dativo perché abbiamo la preposizione mit, quindi il das diventa dem. Ich bin uh, einverstanden mit dem, was du sagst. In realtà è un pronome relativo, was. Eh, le vedremo poi in più in dettaglio quando si studieranno i pronomi relativi. Per il momento. Lo puoi considerare un'espressione, ciò che, si traduce con das, was, ehm, con il dativo appunto mit dem, was. E poi abbiamo il soggetto, du sagst, mit, con ciò che dici. Però was potrebbe avere anche la funzione di soggetto, come in questa frase, ich bin nicht einverstanden mit dem, was im artikel steht. Eh, non sono d'accordo con ciò che sta nell'articolo, con ciò che figura nell'articolo, quello che c'è scritto nell'articolo. Ecco, mit dem, was im Artikel steht. Per capire che nella prima frase eh, was è eh, complemento oggetto e nella prima frase invece, nell'ultima nell frase invece è soggetto, eh, basta analizzare eh, was steht im Artikel, o si fa la domanda, o da was sagst du? Si capisce quindi che Bass è il soggetto nell'ultima nell frase e nella penultima invece è complemento oggetto.